Sono Maria Cira Veneruso e sono l'insegnante che per Antartide. Auguri! Questa insegnante ha partecipato a una scuola polare estiva per insegnanti che il Museo dell'Antartide ha organizzato nel scorso luglio a Genova. È una scuola che ha messo in contatto ricercatori antartici e insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado proprio per far avvicinare il mondo della scuola al mondo della ricerca. Volevo chiedere se è più faticoso trascorrere una giornata insieme ai ricercatori all'interno della base antartica oppure trascorrere una mattinata con noi in classe. E allora tu mi metti tanta domanda. Facciamo 50 e 50. Ha vinto la professoressa Maria Cira Veneruso dell'Istituto di Como Rebbio, quindi qua vicino, ed è partita appunto nello scorso 10 gennaio dalla Nuova Zelanda a bordo della nave Italica, che è la nave diciamo di trasporto e di ricerca del progetto, ed è arrivata dopo un viaggio piuttosto pesante, dopo 14 giorni alla stazione Mare Zucchelli, dalla quale poi noi ci collegheremo. C'è sempre molto da fare, generalmente la sveglia abbastanza presto, poi dipende un pochino dalle attività che ci sono da fare, generalmente seguo dei ricercatori nelle loro attività o a mare o a terra e questo mi impiega buona parte della giornata. Quando si può si torna per il pranzo, si esce subito dopo. Sicuramente l'emozione più grande è quella degli spazi immensi, il silenzio. Questo sicuramente è una grande emozione, cosa alla quale non siamo più abituati. Grazie mille, a presto, buon proseguimento, buon fine campagna. Grazie per la missione di ritardo. Buonanotte.